Hence the tremendous strength and fortitude of the culture. Yeah. Per questo la cultura è così forte e piena di energia. Poi gli Stati Uniti hanno una grande tradizione di migrazione e di integrazione. Non è a Napoli piace parlare proprio di integrazione e di solidarietà più che di tolleranza. Che tolleranza sembra che tu devi tollerare qualcuno che potrebbe dare fastidio. Invece qua non c'è la sensazione del fastidio nei confronti di chi è diverso. Yeah, well, in America, honestly, we're still struggling for true integration. And I'm sad to say that at the moment, we're being very, very, very harsh with immigration, especially with people from Mexico. We're being very ruthless. I'm very ashamed of the way the United States is behaving right now with the immigrants from Mexico, yeah. Il governo che adesso non c'è più, per fortuna non c'è più, ha introdotto una legge che punisce gli immigrati perché sono clandestini, quindi non perché hanno commesso un reato o hanno fatto una cosa che non si deve fare, ma perché per una qualità della pelle e per una condizione di esistenza. Quindi anche in Italia viviamo delle condizioni insopportabili, cioè di punire una persona perché è di un altro popolo e perché è clandestino. Paradossale che nel mondo possano circolare liberamente le merci e non le persone. It's paradoxical that merchandise can freely travel all over the world, but not people, not human beings. Will you please come to the United States and be our governor? Vorrebbe andare a fare il governatore degli Stati Uniti. Con piacere. È sicuramente più semplice di Napoli. Probably it's much simpler than Naples. You know? Very good. Okay.